Abbiamo appena concluso il presidio che si è tenuto questa mattina sotto il Ministero dell'Istruzione per rivendicare il diritto dei ragazzi e delle ragazze a manifestare liberamente, per affermare con forza che la libertà di manifestazione è un presidio del nostro sistema democratico e che non va repressa né con il manganello verbale né con quello fisico. Non è accettabile né il silenzio che abbiamo ascoltato dagli esponenti del governo, ma neppure affermare che queste sono manifestazioni non autorizzate, insomma mettere delle ambiguità. Avremmo gradito molta più nettezza da parte della stessa Presidente del Consiglio. La violenza non paga e non paga soprattutto nella relazione con i giovani. Oggi siamo qui in piazza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza per chiedere che il governo metta un punto infine a quello che è un utilizzo smodato della violenza all'interno delle piazze e a quello che è un utilizzo smodato della repressione anche all'interno degli ambienti scolastici. Il ministro Valditara negli ultimi mesi ha avviato una serie di provvedimenti volti esclusivamente a criminalizzare i giovani, denunciando quando occupano e tacciandoli come violenti. Noi crediamo che la scuola abbia tantissimi problemi, che gli studenti abbiano necessità di essere ascoltati e che insomma bisogna trasformare la scuola in quella che dovrebbe essere, la formazione del cittadino. Noi oggi questo non lo vediamo, siamo qui in piazza per questo, per chiedere di cessare una politica della repressione e per chiedere di essere ascoltati nell'interesse non solo nostro ma della democrazia e del futuro del paese.